Allora, che ore sono? 15:41, quindi si sono chiusi i seggi da 41 minuti e aspettiamo i dati. Bernardo, hai qualcosa? Allora, facciamo un breve riepilogo per quanto riguarda l'affluenza, perché ancora sì. Dati non sono arrivati per quanto riguarda Trieste. Cioè nessuna sezione ancora? No, adesso controllo di nuovo, strano, né le però. Liste, né sindaco, seggio consiglio, dati ancora da aggiornare. Per quanto riguarda le percentuali, su 139 sezioni siamo al 47%, anche nella grafica nostra con ovviamente tutti i volti dei candidati, la grafica è stata, eccola qua, aggiornata al 47% per quanto riguarda Trieste, su 139 l'affluenza, quindi quella affluenza, che vedete sotto le sezioni, sempre, no? Sempre affluenza su 139 sezioni scrutinate delle 238 totali. Per quanto riguarda Muggia, abbiamo detto il dato è definitivo, il 54% l'affluenza. Invece Grado, vi ho detto, 60%, Pordenone, sempre per quanto riguarda l'affluenza, siamo al 55% e dovrebbe essere quella definitiva perché sono state monitorate tutte e 51 le sezioni, quindi il dato finale di Pordenone è del 55%. Adesso andremo anche ad aggiornarlo perché è completato proprio da poco. Questo è stato ultimato da poco questo dato. Sono in totali, Ferdinando, e poi ti lascio la parola, 23.224 votanti su 42.000. Allora, voglio dare una ufficiale brutta notizia a Marco Stabile che ci sente, poi insomma ci collegheremo con Laura Buccarella, ma il sindaco uscente di Muggia mi ha scritto, quindi buongiorno, seppur a distanza vi seguo, grazie per avermi ricordato, quindi come dire non è ufficialmente a casa dove ha cercato e non ha scritto niente. No, non suonatemi il campanello. Esatto, infatti è stata molto gentile, pensavo si fosse arrabbiata, ma giustamente constabile, avrei scaricato immediatamente le colpe. Nicolò, vai. C'è un ragionamento che secondo me si collega anche un po' alla presenza di Laura sotto l'orologio del Comune. Tanti giornalisti nazionali, cioè tante testate nazionali che dedicano un'attenzione particolare alle elezioni di Trieste, ma che è evidentemente maggiore rispetto all'attenzione che i triestini dedicano alle elezioni della tornata elettorale, vista l'affluenza così inferiore, così drammatica direi rispetto anche a 5 anni in fa. In regione il dato attuale è del 40,2% come affluenza, cioè, stiamo sempre parlando di affluenza, 40,2%. Probabilmente andremo verso la maglia nera, forse. Insomma, bisognerà vedere anche l'affluenza. Però mancano ancora 100 sezioni. C'è solo Napoli sotto. Sì, fino a quello che abbiamo detto fino a poco fa. Sì, Laura, ti vedo, vai. Laura Buccarella, Enzo Iannacone. Sì, siamo con Lorenzo Pandelli, responsabile del servizio elettorale del Comune di Trieste. Allora, voi state dando i numeri qui in studio e questi numeri, come funziona la raccolta dei dati? Ci spieghi Lorenzo Pandelli. Sì, noi li stiamo raccogliendo in questo momento, abbiamo diciamo dispiegate sul campo, sulle nostre 238 sezioni, una ottantina di persone che si dividono in due turni, quindi diciamo contemporaneamente una quarantina di persone nei vari plessi scolastici che sono i nostri fiduciari, sono dipendenti del Comune di Trieste, che ricevono dai presidenti dei seggi, man mano che vengono completate le operazioni, ricevono i dati, quelli che si chiamano dati ufficiosi, che è un'anticipazione diciamo dei dati che ovviamente faranno parte invece poi dello scrutinio. Vogliamo sapere i dati, Laura. Ora sono arrivati, stiamo concludendo i primi dati che sono quelli dell'affluenza. L'avrete visto, il numero di sezioni diciamo che hanno comunicato ormai penso che sia già verso le 200, magari c'è un piccolo ritardo, no, nel sito da cui consultate. Comunque diciamo Laura, di fatto sulla base esperienza di ieri sera, dopo un'ora avevamo Laura, il dato dell'affluenza concluso, Laura, salvo qualche sezione che può essere in difficoltà. Laura, sì, ascoltami, si dice, al di là del funzionamento della macchina, abbiamo tempi strettissimi, Nicolò Giraldi vuole fare una domanda a Bandelli, se puoi passarla, sì. Vai Nicolò. Sì, sì. Allora, verso le 2, gliela riporto, certo. Verso le 2 c'erano stati segnalati dei disservizi nella casa di riposo Domus Lucis di Scala dei Lauri, cioè dicevano non siamo riusciti a far votare le persone, hanno avvertito adesso l'ufficio elettorale che non vengono a farci votare perché ci sono tante richieste e non riescono ad andare da tutti. Cioè in casa allora di riposo. Volevo capire la conferma, cioè la verifica, è vero? Di tutto questo, cioè certo. È vero, cosa è successo? Questo è un dato, vai Laura. Allora, sono stati segnalati dei disservizi in una sezione, quella della casa di riposo di Via dei Lauri, è vero? Vi corrisponde? Questo purtroppo io al momento non lo so.
noi ci stiamo adesso occupando della raccolta dei dati, diciamo se ci sono stati, ormai se ci sono chiusi, quindi diciamo quello che eventualmente dovesse essere successo lo verificheremo dai verbali. Ci sarà la verifica, allora intanto abbiamo dato questa informazione al diretto interessato, poi ci saranno naturalmente le altre verifiche. Laura, chi passa di là? Ecco. Cioè, diciamo... so che oggi abbiamo ammesso al voto una casa di riposo che aveva chiesto, quindi questa mattina l'ultima operazione che ha fatto sulle case di riposo è stata ammettere un'ulteriore casa di riposo. Va bene. Ovviamente diciamo, pensate che queste dovevano esserci richieste almeno 5 giorni prima delle elezioni, noi le abbiamo fatto anche oggi a mezzogiorno. Quindi all'ultimo minuto. Laura, proprio in tempo reale. Non so se ci sono altre domande da studio per Lorenzo Bandelli. No, che altri politici passano di là, diciamo, perché prima abbiamo sentito Lo Bianco che ha cercato di rispondere a tutto tranne che agli scenari che vede dalla sua esperienza, quindi questo mi interessava da Lo Bianco, se riesci a recuperarlo ancora, c'è qualcun altro lì? Adesso lo recuperiamo sicuramente, al momento no, soltanto colleghi, tanti colleghi, come diceva giustamente anche Nicolò, ci sono tantissime testate anche nazionali, quindi però ancora politici, si è visto soltanto l'assessore, prima era passato il consigliere Everest Bertoli, però non lo vedo più. Eventualmente recupero anche lui. C'è questo, cos'è l'exit poll per no, copertura al 5% SVG. SVG da una proiezione, ma è una proiezione flash, sì, 42,4 di piazza, 46,4 questa è la forbice tra il 42,4 e il 46,4 di piazza, tra il 30,1 e il 34,1 Francesco Russo, questa è la proiezione SVG, insomma poi abbiamo visto che cambiano e di molto. Non ho chiesto, ma era abbastanza inutile, diciamo, sull'accordo con adesso Trieste, Movimento 5 Stelle. Se vuole aggiungere qualcosa, insomma, se è cosa già fatta o deve per forza negarcelo. Questo, no, devo per forza negarlo, nel senso, se no togliamo anche la bellezza poi delle 2 settimane che ci saranno. Comunque, secondo me, come narrazione è anche importante questo punto di vista. Cioè, è una notizia che la destra compatta, totalmente unita, Trieste non riesca per ora, da quelle che sono le proiezioni, arrivare oltre il 50%, dove, come abbiamo visto appunto con adesso Trieste, di cui abbiamo discusso, la sinistra invece si trova frammentata. Questo secondo me è un punto su cui ragionare, perché è un punto di vista interessante. C'è una destra veramente molto molto compatta, che forse anche nel resto d'Italia non è stata così fortemente compatta come è riuscito a compattarsi a Trieste. Dall'altra, la coalizione di destra a Trieste è una coalizione molto forte. Forte, poi, storica. Considerate che Fratelli d'Italia ha paradossalmente più forza della Lega di 5 anni fa. In questo momento, cioè Fratelli d'Italia. Sono due grandi liste, Lega e Fratelli d'Italia, che trainano con una Forza Italia con una alta, comunque un'alta percentuale. Ecco la lista di Piazza che porta comunque ancora che comunque col nome di Piazza è alta. Però una domanda, Nicola, 5 anni fa, cioè, lista però di in un successivamente, in un ballottaggio, qualora Russo dovesse vincere, come riuscirebbe a governare con una coalizione frammentata? Perché le opinioni di Russo sono differenti da quelle di La Terza e probabilmente anche quella, soprattutto rispetto anche a quella dei 5 Stelle, mentre come dicevi tu la coalizione di destra è molto più compatta, avrebbe più facilità probabilmente a governare. Sì, bisogna vedere se combatte realmente poi, perché diciamo c'è la facciata elettorale dove sicuramente su questo non ci piove, la destra è più brava oggi della sinistra, dove fa vedere una forte compattezza. Già a Roma si parla che non c'è più questa grossa compattezza all'interno del centrodestra anche in Italia, con una sfida interna tra Lega e Fratelli d'Italia, dove anche la Lega ha una sfida interna, la Lega stessa, però in campagna elettorale sono molto bravi in questo a compattarsi, dire no, siamo tutti coesi, va tutto bene, tutto. Diciamo tutto che l'artefice della sdemanializzazione di Porto Vecchio si troverebbe a governare con chi invece ritiene che quei magazzini debbano continuare a essere dati in concessione più che in vendita, per dire, per le cose contenute nei programmi che abbiamo letto, no? Adesso Trieste sostiene questo aspetto qua. Umberto, che fai? Tutto bene? Intanto sì, tutto bene. Se qualcuno vuole avvertirmi come fare con l'INAIL, perché ho perso il gommino dell'auricolare dentro l'orecchio, per cui penso che avrò dei problemi. Quindi comunque ci sentirai benissimo anche dovessi spegnere il telefono, va bene, ok. Del resto questa roba è vietnamita, per cui dovevo anche aspettarmelo. Però, va bene, dove sei?
Dove siamo? Siamo sempre lì. Adesso vediamo magari se abbiamo più fortuna di prima con gli avventori del bar e poi dopo ci spostiamo magari. Se sei d'accordo, vai. Vediamo un attimo, vieni Gianluca. Allora, vediamo di interrompere questi due ragazzi. Buongiorno, salve. Elezioni, non vi interessa? No, non siamo da Fiume. Sono di Fiume. Te pareva che non beccavo... Signora, ora troveremo gli austriaci. Elezioni, le interessa sapere come sta andando? Come? Non sono amico, sono di chiesa. Ok, abbiamo trovato una signora che sarà abbastanza contenta per il momento, quantomeno. Vediamo ancora, com'è? Dovrebbero andare ad un ballottaggio, ma secondo alcune previsioni di piazza potrebbe arrivare anche al 50%. No. Signora è calma, è tranquilla, è abbastanza soddisfatta, vediamo di andare... Però non abbiamo capito cosa ha detto, Cioè, magari... è contenta. Ah, è contenta, va bene. È contenta, insomma, mi pare che è già abbastanza per dire la verità. Allora, aspetta Gianluca, facciamo un giro. Elezioni, voi siete interessati? Sì, dai. Sì. Ok, sono anche triestini, tra l'altro. Che non... questa è già determinante. Questo non è male. Allora, pare che si vada a un ballottaggio... Pare, nel senso dalle primissime exit poll, pare che si vada a un ballottaggio di Piazza Russo con Di Piazza che potrebbe addirittura sfiorare il 50%. Su Di Piazza non avevo dubbi. Lo sapevo, beh, vedremo in questi giorni cosa che deciderà i triestini da parte del nuovo sindaco. Ok, perfetto. Grazie. Siamo tu? Tutta la vita Di Piazza. Abbiamo dei supporter. No, le ragazze non vogliono parlare, lasciamole stare. Allora io mi sposterei da qualche altra Umberto, parte. Umberto, torniamo da te tra pochissimo. Intanto lo studio è sempre aperto quando volete intervenire. Okay. Guido, ci lasci la possibilità di andare di nuovo da Laura Buccarella e Enzo Iannacone. Bernardo, tu hai intanto aggiornamenti? Solo affluenza. Sulle affluenze, l'unico dato che abbiamo disponibile, 198 sezioni su 238, a Trieste 47%. Allora, Laura, ti ricordo, c'è questa proiezione che darebbe Di Piazza 42,4, 46,4, quindi quella forbice lì, e Russo 30,1, 34,1. Quindi se questa proiezione di SVG dovesse essere confermata, sì, parliamo di ballottaggio. Vai, ti prego, velocissimo. Ecco, stavamo parlando con l'assessore uscente ai lavori pubblici Luisa Colli proprio delle proiezioni e degli exit poll, e lei aveva dei dati leggermente diversi, naturalmente. Beh, li dica Laura, dai, facciamoli, sentiamoli. Sì, proprio. Ecco, infatti, secondo questi dati che erano in suo possesso, i primi exit poll darebbero Di Piazza invece tra il 48 e il 50, vero? Sì, almeno questo è l'exit poll che ho visto sulla RAI, peraltro il tipo di affluenza a diversità delle volte precedenti dà anche un grande punto interrogativo sugli exit poll, perché ovviamente l'equilibrio è dato da fattori che questa volta sono fuori dagli standard a cui eravamo abituati, quindi credo sia giusto attendere le prime proiezioni prima di esprimersi, ecco, questo è un po'... Diciamo l'exit poll che ha Luisa Polli è quello che commentavamo all'inizio. Di evitare il ballottaggio. Beh, questo è ovvio, è anche stato espresso nei discorsi di chiusura sia dal presidente Federica che dal sindaco Di Piazza, però certamente il divario comunque anche in caso di ballottaggio ci è notevole, quindi io auspico quel uno che manca che arrivi ovviamente in quella che saranno le proiezioni reali del conteggio dei voti. Ferdinando, volevi fare qualche domanda all'assessore che adesso è impegnata in un altro appuntamento a Trieste Caffè, se non mi sbaglio. Va bene, allora no, le diciamo che l'aspettiamo in studio Laura, sì. Quindi quando avremo qualcosa di più definito, ecco. È arrivato anche... Perfetto. È arrivato anche Giancarlo Ressani del Partito Democratico, quindi tra poco lo faremo accomodare, altro candidato. Allora, facciamo un dettaglio, facciamo un po' di fantapolitica, no? Cioè in quasi tutti gli exit poll Di Piazza è più o meno sopra di una decina di punti.
Con Russo al 33-34, mm-hmm, aggiungiamo una buona percentuale di adesso Trieste. Nicola, fate l'accordo anche con i 5 Stelle eventualmente? Ma certo, quello sono i governi insieme. Per mettere in difficoltà. Cioè, dai, quello, no? No, scherzo, scherzo. Sì, ma sai che le somme non si fanno, le no? Somme, no, no, le somme, levi, ovviamente, no? Però levi un'altra parte di percentuali, che ovviamente non è che si trasferiscono i voti con uno schiocco di dita, comunque di Piazza rimane sopra. Sì, però sui 5 Stelle c'è un possibile, tra virgolette, mal di pancia, nel senso che il territorio, cioè la delegazione locale, dice... Vorremmo avere un po' più di autonomia rispetto fatelo a... Fatelo vedere ormai, no, Michael Massimo straordinario, cioè, le hai provate tutte Massimo, ma non ti preoccupare, grande Massimo, cioè, è riuscito a posizionare i microfoni in condizioni, sì, improponibili. Dai, c'è una differenza, nel senso che rivendicando più e maggiore autonomia a livello locale nella decisione, no? Dell'alleanza o rimettersi un po' alle decisioni romane. Questa è un po' anche la parte pentastellata, no? Cioè il rebus da risolvere, certo, è anche un po' questo. Poi non so se magari in questi giorni l'hanno già risolto e noi siamo già vecchi come notizia. Le coalizioni comunque nascono, crescono, si sviluppano con le diversità, anche all'interno del centrodestra c'è grossa diversità, basti vedere che oggi c'è una Lega al governo che sostiene poi un certo tipo anche di programma, di governo anche sulla parte dei vaccini, come lo sta facendo il presidente Fedriga, e sono in coalizione con Fratelli d'Italia, che oggi è fuori dal governo e dice è più propenso invece a un no Green Pass, a vaccini, di non fare i vaccini o non fare i vaccini, c'è molto più aperto, quindi sicuramente le coalizioni... Fa baruffa anche il centrodestra, assolutamente, no? Sì, le coalizioni no, cioè, non è che... Politica, vanno, esatto, però lì c'è la partita, la sfida sicuramente è chi è avanti tra Lega e Fratelli d'Italia Trieste, esatto, quella è la sfida partita, dopo diciamo, certo, però, ai candidati sindaco. La politica europea in Germania è uguale, in Germania sono le grosse coalizioni anzi, quindi poi è la bravura del singolo politico di fare un lavoro diplomatico, di trovare qua la sintesi su quelli che sono poi gli accordi di tutti. Io poi ho anche una domanda, se posso velocemente, sì. Può essere questa bassissima affluenza, perché si parlava del 47% adesso, quasi confermato, perché siamo a 229 sezioni su 238, figlia di 10 candidati sindaco in una città come Trieste? Perché secondo me questo è un dato interessante, ci ritorniamo subito dopo, anche perché ho la pubblicità. Laura, mi segnalano, sì, che ci sono delle sezioni dove Ugo Rossi prende più preferenze di Alessandra Richetti. Ah, anche questo è un dato interessante, quindi il candidato al Movimento 3V supererebbe in alcune sezioni, bisogna vedere anche quali rioni, esatto, quale, certo, zona, supererebbe Alessandra Richetti. E che segue lo spoglio dall'enclave di Bar al Foro, esatto, davanti a Tribunale. Esattamente, che non parla prima delle 18:30, esatto, ha detto Ugo Rossi. Allora, Laura, ti prego, velocissima, che poi abbiamo la pubblicità, la previsione dell'assessore Lo Bianco, sì, dai, che l'esperienza ce l'ha. Ecco, adesso riceve la chiamata... Vorrei sapere chi è, forse gli è stanno vero, dando dei dati. Ha ricevuto una chiamata, però vorremmo sapere chi è. Esatto. Allora, vediamo se ce lo dice chi in è. Diretta. Comunque, allora, Ferdinando Marino ci chiede da studio, secondo la sua esperienza, insomma, la lunga esperienza politica, la sua visione dello scenario, insomma, delle elezioni in corso. Ma lo scenario è molto semplice, vi è un centrodestra che si è presentato unito e ha dato un'offerta politica netta, chiara, senza interpretazioni. Dall'altra parte vi è un arcipelago, come dire, diversificato. La previsione. La previsione secondo ciò che oggi adesso leggiamo, ma io gli exit poll li prendo veramente con le ma la previsione, mi chiede Ferdinando. È la previsione, no, io sono scaramantico purtroppo, caro Ferdinando, tu hai trovato un candidato scaramantico che, ripeto, si dice gatto quando ne sacco, mai mi permetterei oggi, scusa adesso, di dire ma quel che io guarda, nella mia mente Laura, insomma, Laura, ci rivediamo, risentiamo tra qualche ora per dire, insomma, non tanto. Fai una domanda. Si vive di previsioni. Laura, aspetta, concreti, fai una domanda così all'assessore Lo Bianco. La tua domanda è, come dire, funzionale a Laura, comprendere poi. Prendi possesso, sì, del microfono, fai allora, una domanda di questo tipo all'assessore Lo Bianco. Allora, sì, per il 17 lui organizzerebbe, diciamo, sì, un lungo giro in bicicletta, secondo l'assessore Lo Bianco, considerata la sua passione. O dovrà essere in altre faccende affaccendato?
In altre faccende, allora chiede Ferdinando, conoscendo la sua nota passione per la bicicletta, per il 17 organizzerebbe un bel giro in bicicletta? Si sentirebbe di organizzare un bel giro in bicicletta oppure sarà, pensa che sarà, insomma, in altre faccende affaccendato? Beh, il 17 dovrebbe essere, beh, non è escluso, ma insomma, io, questa è una domanda che mi vuole trascinare sulle due ruote. Intanto dobbiamo, ecco, visto che dovremmo festeggiare Corbelli che ha vinto la Parigi-Roubaix. Senz'altro, ecco, però ne parliamo stasera, dai. Vicola. No, io dico, cioè, questa è la domanda. Poi, insomma, va bene. Sono sempre pronta, ecco. Va bene. È pronta a prendere, a farmi il giro. Ma dai un saluto. No, ma insomma, siamo molto... Insomma, dovrei appena iniziare a gonfiare le gomme a quest'ora, ecco. Abbiamo ancora tempo di preparazione. È una prima lettura politica. Insomma, è riuscito a rispondere in questo modo. Va bene, grazie Laura davvero e anche la simpatia di Michele Lobianco. Ci fermiamo, pochi istanti di pubblicità. Salutiamo Nicolò che ci lascia. Nicolò, tu devi andare via? Perché? Sì. Perché devi fare? Devo andare giù in Piazza Unità. Ma che devi fare? Eventualmente ritorno dopo. Ma stai qui con noi, dai, va bene. Grazie Nicolò Giraldi, torna subito dopo, responsabile di Trieste prima, più tardi, insomma, quando vuoi. Pubblicità, faremo accomodare gli altri ospiti e continueremo aspettando questi primi dati reali, perché tra proiezioni, che se poi, insomma, con tutto rispetto, aspettiamo davvero più che altro quelli lì. A tra poco.